Sia lodato Gesù Cristo. Chi può perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. Questo fatto che Gesù dice al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati, scandalizza i suoi concittadini, i giudei. Questo scandalo viene parte da una coscienza chiara che al tempo gli israeliti avevano del peccato come colpa contro Dio, offesa fatta a Dio. Questo concetto viene dal fatto della relazione particolarissima che Dio ha con il suo popolo, perché mostra i suoi comandamenti e propone un'alleanza che vuol dire seguire la sua volontà. Tutto quello dunque che va contro la sua volontà e la sua legge, che sono poi leggi universali di amore per lui, per Dio e per il prossimo, offende lui. Questa coscienza nel mondo occidentale si è persa, come già lamentava San Paolo VI. Abbiamo perduto il senso del peccato. Per cui parlare oggi di peccato e di perdono e tanto più di sacramento diventa difficile, perché a noi manca una categoria fondamentale per il rifiuto che abbiamo di pensare che il male che facciamo è contro Dio. Le soluzioni sono chiaramente differenti per quelle che sono le colpe. Ci sono le colpe sociali, quelle che sono in qualche modo previste dalla legge, no? Sia con pene amministrative che col diritto penale. Poi ci sono colpe che non vanno contro il diritto degli uomini, ma che costituiscono all'interno della persona un senso di colpa, e anche questo va affrontato. E qui è in aiuto la psicologia o la terapia psicologica o altre cose, ma in realtà tutte queste cose escludono Dio. Vi sono poi persone che in un estremo opposto sono dette amorali, cioè non che vivono contro la morale, ma vivono senza alcun tipo di morale, per cui non c'è nulla che vada a toccarli nella coscienza, quello che noi chiamiamo il senso di colpa, perché tutto quello che fanno deve essere giustificato solo da se stessi, e se stessi si sono sempre giustificati. L'autore della colpa non considera una colpa quello che fa. Come parlare dunque di un peccato nostro e di ogni peccato che è sempre contro Dio, e dunque solamente Dio può perdonare? In quel tratto evangelico noi vediamo che Gesù mostra la sua provenienza da Dio, perdonando i peccati come annuncio, ma poiché questo è un fatto invisibile agli occhi degli uomini, lo mostra con la guarigione del paralitico. Il miracolo che viene da Dio della guarigione del corpo dimostra che egli ha il potere di Dio e dunque anche di perdonare i peccati. Però questo presuppone sempre che ci sia un concetto di colpa verso Dio. E il contesto del Vangelo è molto chiaro, perché è un contesto di relazione con Dio, di peccato e di perdono del peccato. Ma Gesù mostra ancora di più questa visibilità del danno che noi compiamo verso Dio quando lascia che il suo corpo venga colpito durante il tempo della passione fino alla morte. Tutto quello che viene fatto sul corpo di Gesù è l'effetto visibile dei nostri peccati, in quanto egli è Dio e si lascia colpire dagli uomini per mostrare che ogni azione che viene dal male va a colpire direttamente Dio. L'incarnazione di Gesù dunque rende visibile a noi
non solo l'amore di misericordia di Dio per noi, ma anche il terribile effetto del peccato contro Dio, che per noi è invisibile, rendendolo visibile nelle sofferenze, nelle ferite, nelle piaghe, nelle offese, nella tortura e nella morte del Figlio incarnato di Gesù Cristo. Quando noi dunque vediamo il corpo martoriato di Gesù, possiamo pensare che il peccato dell'uomo viene reso visibile in questo danno che noi facciamo e che noi procuriamo. Questa cosa ci sconvolge molto perché noi non vorremmo questa cosa, noi non vogliamo credere che un peccato anche di tipo spirituale, semplicemente occulto, vada a provocare un danno fisico sul corpo di Gesù, oltre che un danno morale e spirituale. Ma è proprio perché Gesù insegna che noi siamo parte di Lui e vuole che noi lo diventiamo per mezzo del sangue da Lui versato, ma col sangue e la carne che ci nutrono per farci con Lui un solo corpo, un solo spirito. Proprio per questa dottrina che egli ci insegna, noi siamo parte di lui. Dunque lui è parte di noi. Dunque il peccato che noi commettiamo diventa concretamente visibile come danno materiale che rivela il danno spirituale, diventa visibile con tutte le ferite, le offese, i colpi, le trafitture, i flagelli che Gesù subisce. Non è un caso che la conversione di Santa Teresa d'Avila, parliamo della conversione profonda, del comprendere esattamente la relazione fra noi e Dio, avvenne proprio di fronte a un'immagine in tempo quaresimale dell'Ecce Homo, cioè del momento in cui Cristo, flagellato, torturato, incoronato di spine, viene mostrato in tal modo da Pilato alla folla. E la folla inveisce ancora più: crocifiggi, crocifiggi, crocifiggi. Il peccato insiste sul corpo di Dio, sul corpo di Cristo, perché è l'unico modo per il demonio togliergli in mezzo colui che rappresenta ed è Dio in mezzo agli uomini. Ma Dio lo permette perché mostra chiaramente come i nostri peccati si riversano tutti sul Figlio, che è la manifestazione corporea di Dio per la sua volontà. Poi Gesù offre tutte queste offese fatte a Dio sul suo corpo al Padre per chiedere il perdono dell'umanità. E dunque paga col suo sangue il riscatto delle nostre colpe. Ecco perché Gesù, nel miracolo doppio del paralitico perdonato dei suoi peccati e guarito dalla sua infermità, mostra anticipatamente quello che gli compie perfettamente una volta per tutte con il sacrificio del suo corpo sulla croce. Se il corpo ferito, se il corpo ammalato, paralitico, rende visibile il peccato e la guarigione, sia materiale che spirituale, la passione di Cristo rende visibile nel corpo di Cristo, che è Dio, uomo e Dio, tutto quello che sono gli effetti del peccato e l'azione di grazia del Figlio di Dio, che li assume su di sé, ma li riversa su di noi con misericordia, cioè con il perdono. E questo gli fa ottenere da Dio Padre ogni potere in cielo, sulla terra e sottoterra, e dunque il potere di giudicare e di perdonare tutti coloro che lui ha sopportato sul proprio corpo. Tutto dipende ora da noi, se guardando quel corpo crocifisso, quel corpo martoriato, riusciamo finalmente, come fece Santa Teresa d'Avila, a riconoscere che siamo noi, col nostro peccato, che roviniamo il corpo di Cristo, roviniamo la Chiesa, roviniamo l'umanità intera, roviniamo l'opera di Dio,
l'opera sacra di Dio, roviniamo il suo grande progetto e soprattutto roviniamo quello che è l'amore di Dio verso di noi. Dunque, solo Dio può rimettere queste colpe e le rimette attraverso il Figlio. Dio vi benedica.